Col mio papà esportiamo legnami, realizziamo infissi, abbiamo delle malghe e degli allevamenti col papà e poi una fabbrica di conserve di mele e io mi occupo di guide turistiche in montagna. Vabbè, com'è venuta questa torta? Buonissima, buonissima. E la farina è del papà? Mi piace più. Infatti io dico sempre che noi dovremmo aprire una baita dove si degustano i nostri cibi. E invece lei ha deciso di trasferirsi fin qui, dico io. Caterina, la facciamo vedere a lui e sentiamo un parere? Ma cosa? Ti piace più questa o questa? Cosa sono? La bomboniera del nostro matrimonio. Vi sposate? E allora? E quella ai funghi? La stessa che ha scelto mio papà! Nome e brigata, soldato! Soldato Angelo Nardin, brigata Alessandria. Voglio che sia lui a dirmelo! Parlo io per i miei uomini. Sa dove ci stiamo riorganizzando? Ha un bottone di ognuno di loro. Erano i miei uomini. Mio padre era un geometra e mio nonno prima di lui. E io non so più chi sono. Guarda, io vorrei davvero aiutarti, ma quando tua mamma è rimasta incinta, io ero già a Napoli. E tu sei nata nel 2007, giusto? Io ero a Napoli già da più di un anno. Mi devo scusare. Ma no, figurati di cosa. Ecco, giusto un piccolo appunto sul metodo. Io la prenderei un po' più alla remota rispetto a sono tua figlia. E saluta tanto la mamma. Cioè, non ho mai guidato neanche un motorino. Motorino, torta sucker. Sono intollerante, molto. Appuntamento dall'estetista per ceretta inguinale. No, no! Chiamare lo 001409365423. Incredibile. È il numero di telefono di mio fratello che sta in Canada e che non sento praticamente mai. Sei bravo a disegnare. Grazie. È solo un passatempo a casa Buscaglia, gli artisti sono considerati dei cretini. Io non ci volevo venire, ma è stato mio padre. Vuole farmi familiarizzare con quella lì. Senti, ma che cosa è successo? Come mai Nadia, tua madre, è arrivata così di sorpresa e Olmo deve tornare di corsa a Roma? Ma lei non fa troppe domande. Sono curioso, è il mio carattere. Diciamo che mia madre è preoccupata per me, dice che dovrei pensare al mio futuro, ma il mio futuro l'ha disegnato lei. E a me non piace. Una penna da insulina. Ne ha trovata uno uguale in camera di tuo padre. Era diabetico. Ma era completamente vuota. E abbiamo trovato anche la scatola. Solitamente uno di prima mattina se ne fa un terzo lasciando gli altri due terzi nella penna. Scusa la manna, ma non capisco dove vuoi arrivare. E allora te lo spiego chiaro chiaro. Sei stato tu a fare l'ultima iniezione di insulina a tuo padre. Magari avete litigato, oppure no. Magari lui stava male, oppure no. Sta di fatto che tu quella mattina gli hai sparato una dose di insulina da ammazzare un cavallo. Ma tu cosa vuoi da me? Tu che cazzo sei? Ha finito mio padre di dirmi cosa è giusto e sbagliato e ora cominci tu? No, guarda. Io non sono tuo padre, per fortuna. Ma mi piacerebbe sapere perché l'hai fatto. Ma fatto cosa? Io non ho fatto niente. Magari avevi paura che Caterina entrasse troppo in famiglia, no? Allora hai accelerato i tempi, prima che le cose degenerassero. Ho capito. Quindi la mignotta macedone l'ha fatta annusare pure a te? Caterina non ne sa niente. Lei e Olmo si sono sposati qualche settimana fa. Era questa la notizia che Olmo voleva darvi. Non è vero. Tu non puoi provare niente. Tu non sai niente. Non sai niente di me, di mio padre. Non sai, non... Non puoi sapere. Hai ragione, Glauco, io non so niente.
Del resto ogni figlio uccide suo padre, no? Stronzo. Vattene. Vuoi denunciarmi? Non lo so. Deciderò quando passa lo scirocco. Pensaci.